Parliamo oggi del capitolo 1 del libro Un desiderio chiamato retail. Il capitolo 1 è chiaramente la genesi di questo libro, cioè vuol dire la ricerca dell'identità, perché effettivamente qualsiasi modello di business deve cercare la propria identità, deve essere caratterizzato, deve essere unico, deve essere distintivo. E questi valori identitari nascono chiaramente dalla propria passione e dalla visione che ognuno di noi vuole portare per costruire il futuro. E quindi senza un'identità non esiste un futuro, diventa una cosa mischiata, diventi un generalista con i rischi che corri nel fare una cosa che va bene per tutti ma anche per nessuno.